incontriamo, questa per noi è una grande cosa, anche perché come Dinghy Classico voi rappresentate diciamo la summa di quelle che sono gli scopi del nostro club, che attività veliche, attività sportiva e recupero delle tradizioni storiche. Rappresento Regione Terme. Abbiamo voluto riportare queste bellissime barche in Adriatico proprio perché mio nonno era un campione nel 1936. E vi ringrazio di cuore di essere venuti e di partecipare a questa gara, grazie. Dare il benvenuto a tutti i timonieri che sono atterrati a Riccione e anche a quelli che arriveranno, e poi volevo ringraziare gli sponsor Swiss and Global, Riccione Terme e Bartel, che purtroppo è assente, Francesco, a questa tappa, e la birra Marcord. Sei con papà e da quanto tempo stai sul dinghy? 2 anni. Ah, quindi hai iniziato l'anno scorso. La cena di Paolo Briolini. Appuntamento fisso. Memorabile. Per me è il primo appuntamento perché l'anno scorso non ero a conoscenza, ma devo dire che poi l'ambiente e l'accoglienza è stata straordinaria. Propensa per utilizzare il percorso 2, che sono le tre boline, lo faccio magari un po' più cortino per non lunghissimo, visto che siamo in ritardo, però so che lo prediligete ed è più bello e più tecnico per un arrivo di bolina. Superiore, trascinare, camminare per concentrarsi. Concentrarsi l'abbiamo lasciato perdere. Io adesso faccio il facchino e
Poi vediamo se dopo abbiamo anche tempo di pensare alla tattica e alla regata. Sono vicino a un'altra barca in posizione di levo vantaggio. Arrivo secondo. Controllo quattro barche dietro di me e sono terzo. Arrivo settimo. Che cazzo mi succede quando sento l'ansia della boa finale? Bella, difficile, un po' col vento che calava, girava un po', ma insomma alla fine ho fatto quarto, ne ho superati tre sull'arrivo. Invitato, essendo di zona, a venire a fare questa dei dinghy classici. È molto bello l'ambiente, meravigliosa la barca. Che una se deve fare mi deve lavorare al picco, ogni tanto se lo dimentica, tu capisci che... però va bene, noi siamo molto felici.